Buonasera pubblico di Onda TV e a quello di Onda Strike. Torniamo in onda con la nostra rubrica del giovedì dopo due lunghissime settimane. Sembra passato un secolo dall'ultima volta, invece eccoci di nuovo qui perché la sosta è stata lunga subito dopo Natale, una delle novità del campionato di quest'anno e dello scorso anno. E quindi ripartiamo a bomba con il nostro, senza uccidere nessuno, con il nostro Buonasera opinionista in studio Claudio Pacella. Buonasera, bentrovato Claudio. Andrea, buonasera agli amici a casa. Subito partiamo dalla Supercoppa italiana, ovviamente omettiamo la parte che riguarda le vincite perché ci siamo fermati un po' tutti in queste 2 settimane. Supercoppa italiana con il gol decisivo questa volta di Cristiano Ronaldo che ha consegnato il primo trofeo della stagione alla Juventus in Arabia Saudita, ha battuto il Milan per 1-0. È sempre la partita dell'anno, al di là di come va il campionato, al di là di come va la stagione, al di là di come va la Champions, e quindi super campione d'Italia, questo super titolo, insomma, se lo cuce la Juventus. Che partita hai visto, Claudio, e quanto hanno inciso, secondo te, queste decisioni arbitrali che stanno facendo discutere? Beh, l'ha conquistato la Juve come da pronostico. Diciamo, non ci regalano, devo dire, delle grandi finali in Milan e Juve. Ricordo quella della Champions, finita 0-0, poi calcio di rigore vinse il Milan, non una grande finale. Questa Supercoppa italiana, se, devo dirlo francamente, doveva essere uno spot per il calcio italiano all'estero, forse è meglio che la finale si fa in Italia. Non è stata una grande finale, però, come dici, ha segnato e ha deciso Cristiano Ronaldo perché è stato chiamato alla Juve per questo motivo. La prima bussata l'ha fatto con questa Supercoppa italiana, adesso lo si aspetta nella Champions. Non è stata una bella gara con, come dicevi giustamente Andrea, con le discussioni ancora animate stamattina sull'arbitraggio di Banti, ma d'altronde quando l'arbitro è toscano si chiama la VAR invano, così direi, perché doveva andare sul fallo di Conti negli ultimi minuti da rigore a vedere il VAR per togliere qualsiasi discussione. Poi nei due fuorigioco alla Juve è fatta terminare l'azione come da regolamento, ma non è stata fatta la stessa cosa su Cutrone perché il segnalino ha fermato ingiustamente, Certo. perché poi si è visto che non era fuorigioco il giocatore che si avviava verso la porta. Ecco, sempre queste discussioni che purtroppo ancora una volta questo VAR ci lascia un po' perplessi, Andrea, hai detto bene. Allora c'è stata anche questa espulsione perché il Milan, come sappiamo, ha chiuso la gara in 10 uomini, Giusta. quindi dal punto di vista del nervosismo, Sì. insomma, No, dell'aspetto emotivo, hai visto una partita tesa, poco tesa, insomma, ti aspettavi che la Supercoppa, no? Poi finisse in questo è stata una finale, Andrea, giocata lentamente. Qualcuno modo. dice per il Innocua, caldo, per dice. l'umidità. Sì, evidentemente questo cambio di clima ci si aspettava di più da due squadre, dalla Juve specialmente, che effettivamente qualcosa in più del Milan ha fatto, però ricordiamo anche per onor di cronaca la traversa di Cutrone sullo 0-0. Era favorita, infatti ha vinto lei la finale, però effettivamente queste discussioni hanno tralasciato un po' la gara e ancora una volta ci fa discutere a tutti noi, ai tifosi, giustamente, specialmente quelli della Juve e del Milan, su quello che hai detto. Non è stata una gara nervosa, magari qualche episodio c'è stato, giusto l'espulsione di Kessié, perché no? Però è stata sorvolata qualche altro fallo anche del giocatore della Juve, come Pjanic per esempio. Diciamo reclamando così anche si è visto anche la dichiarazione di Gattuso un po' innervosita da questi fatti che hanno lasciato un po' a desiderare. Però tutto sommato la Juve ha vinto meritatamente. Diciamo che il Milan ci sperava anche Beh per risollevarsi un po' di morale, sì. proprio perché è l'unico trofeo, no? Forse a quale può Vabbè, ambire, io credo che stando. siano l'unica occasione, credo che l'unica occasione questa non è la canzone di Tony del Monaco, bella anche negli anni 60, l'ultima occasione, tenterà di rientrare fra i primi quattro per la Champions, ma come finale credo di sì, Andrea, questa era un'occasione grande per il Milan. Vediamo allora come si ritorna sui campi dopo 2 settimane di sosta, di riposo. Si sono fermati i giocatori, si sono fermati gli allenamenti, eccetto gli ultimi, eccetto Juve e Milan che ovviamente hanno dovuto disputare Certo. la Supercoppa, ma c'è stata anche la Coppa Italia, ne parleremo alla fine. Invece vorrei capire dal punto di vista del calciomercato, visto che gennaio è il mese dedicato alle trattative, come stiamo messi, Claudio, prima di Sì. Sì, tornare a parlare del prossimo turno. dà fastidio il calciomercato durante la ripresa del campionato, però mancano 14 giorni, oggi 17, il 31 sarà la fine, non ci sono ancora tolte le voci,
più o meno, anche si parla di questo Piontek capocannoniere addirittura che possa andare al Milan, sarebbe un grande acquisto, ma si dice anche che Higuain si sia già messo d'accordo con il Chelsea e andrà via a Londra dal Milan. E ancora entra nel vivo, ci sono voci di grandi calciatori, ma io credo che Andrea, a gennaio forse saranno pochi i colpi veri, cioè i calciatori che possono fare la differenza nelle squadre. Qualcosa si farà, ma ci rivedremo giovedì prossimo, forse saremo ancora più aggiornati sui veri colpi. Magari con qualche novità incisiva. Certo. Allora, ondatifosulmona@yahoo.it, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica dove raccogliamo anche i vostri feedback, i vostri suggerimenti, le vostre schermate per commentarle qui di volta in volta, di giovedì in giovedì studio, per non interrompere questo ponte di collegamento, con questo filo diretto con i nostri telespettatori. E allora ripartiamo a bomba, come dicevo all'inizio Claudio, con Lorenzo che gioca con noi questa sera. Vai. Sì, è proprio il caso di dire, credo. Anno nuovo, amico nuovo, perché Lorenzo credo sia la prima volta che gioca con noi, esatto, e ci fa piacere. Sabato inizierà appunto, sabato 19, la prima di ritorno con Roma Torino alle 15, alle 18 Udinese Parma, a chiudere Inter Sassuolo. E Lorenzo ci dice subito a Roma Torino 1. Questa secondo me è una gara interessante, da un lato c'è la Roma che sta tentando, Andrea, in tutti i modi, e l'avevamo detto anche alla squadra per farlo, nelle prime quattro per giocare appunto anche quest'anno, l'anno prossimo, la Champions, e il Torino a 27 punti in zona Europa League, io dico gol. Poi Udinese Parma ci mette la doppia chance Lorenzo, x2. Udinese Parma perché l'Udinese dopo il 2-0 con il Cagliari gioca ancora la prima di ritorno in casa con il Parma, che fuori casa è molto temibile, quest'anno ha già vinto le sue 3 o 4 gare. Diciamo che anche io vedo un X fisso più che X2. Inter Sassuolo 1 più gol. Per quanto riguarda l'Inter, continua la serie positiva, è terza adesso dietro al Napoli. E per quanto riguarda il Sassuolo, l'ultima di andata, insomma, una tremenda sconfitta in casa. Prendere 6 gol in casa, anche se con tutto rispetto, con l'Atalanta, Andrea, insomma, è una brutta sconfitta. Sì, sono d'accordo con Lorenzo, 1 più gol. Frosinone-Atalanta x2, e qui non poteva il Frosinone certamente con una vittoria sola, 10 punti, penultimo, trovare l'avversario più difficile in questo momento, l'Atalanta, che anche in Coppa Italia è andata a vincere a Cagliari. Io qui vedrei anche un 2, Lorenzo. Fiorentina-Sampdoria, ancora Lorenzo ci dice x2. Questa è un'altra gara interessante della prima giornata di ritorno, due squadre propositive, distanziate da 3 punti, la Fiorentina 26 e la Sampdoria 29. Io qui continuo con gol. Spal Bologna X. Questo è il primo scontro diretto per la salvezza di questa giornata. Il Bologna è in una posizione critica, addirittura terz'ultimo chiude l'andata, 13 punti. La Spal è vero che è a 17, 4 punti in più, però insomma anche lei è invischiata nella lotta per la salvezza. Sono d'accordo, X fisso. Cagliari-Empoli, ancora un X. Questo secondo me è anche questo, il secondo scontro diretto, anche se il Cagliari a 20, insomma è abbastanza tranquilla, però l'Empoli a 16, dopo le prime 4 giornate favorevoli con 3 vittorie e un pareggio, sono arrivate le ultime 4 d'andata, 4 sconfitte. Io qui non mi sento di dire ancora un X, dico over 1,5, minimo 2 gol. Poi continua Lorenzo la schermata con Napoli-Lazio e ci dice 1X più over. Non vede assolutamente la vittoria della Lazio, una doppia chance e minimo 3 gol. Questa è un'altra gara, forse la più interessante di giornata. Il Napoli ormai sicuro a 44 punti, andrà in Champions anche l'anno prossimo. La Lazio se la dovrà giocare con il Milan, che è distanziato di un punto. La Lazio a 32, il Milan a 31. Dunque anche qui metto gol, vedo una gara molto aperta. Genova-Milan x2. E qui, come l'ho detto prima, è molto delicata questa gara per entrambe le squadre. Il Genova, che ancora non è sicura per la sua classifica, questo calciatore che è in bilico tra il Genova e il Milan, però dico ai tifosi che non c'è, diciamo, quella incertezza con chi giocherà lunedì, perché questa gara si giocherà lunedì, vista la finale di ieri, perché Piontek è squalificato. Però io qui continuo con queste gare a scontro diretto, gol. Juve-Chievo, chiude la schermata Lorenzo, 1 più over con una combo. E questo è il classico testacoda, l'ultima in classifica con la prima. Io qui, anche se la quota sarà più bassa, però dico 1, magari
dovesse vincere 2-0, poi stiamo fuori con l'over. Chiudo con l'uno della Certo, in Juve. questo caso gli opposti non si attraggono ma si scontrano, come dicevi, il testa coda. Vediamo i risultati esatti per Sì. per dare delle indicazioni ancora più precise. È chiaro che in questo caso con la schermata dei risultati esatti aumenta anche il rischio. Abbiamo la terna Eh sì. di questa settimana, Napoli-Lazio 2-1, Genoa-Milan 1-1, Juve-Chievo il testa coda, prima contro ultima 2-0. Che dici, Claudio? L'ho detto, se dovesse finire 2-0 poi ecco che salta l'over. No, Napoli-Lazio 2-1, io dico ancora un gol in più, 2-2. Vedo una gara spettacolare, almeno me lo auguro. Genova-Milan, di misura il Genova 2-1 a sorpresa, magari trovando un Milan un tantino stanco e nervoso. E Juve-Chievo, ci dicono 2-0, io direi 3-0, un gol in più alla Juve. Oh, chiudiamo in bellezza come al solito, perché possiamo anche prevedere i marcatori, cioè nelle partite che abbiamo poc'anzi accennato, commentato, chi segnerà, quindi l'ultima schermata dei marcatori, schermata fiume. Claudio, che dici? Qui sono tutti possibili calciatori che andranno in gol, tutti i cannonieri, Icardi, Zapata, Quagliarella. Io, Cristiano Ronaldo, Immobile, tutti possono segnare chiaramente. Io direi quasi tutti, un Caputo dell'Empoli, magari un punto interrogativo, a Cagliari è molto difficile, il Cagliari in casa è una squadra molto molto forte, però gli altri direi che ci possono stare assolutamente, Andrea. Torniamo in studio, quindi è quasi tutto pronto per la seconda fase del campionato di Serie A, eh sì, che sembra, anzi è praticamente in pectore, già assegnato per l'ennesima volta la Juventus, ma ci sono ancora 19 gare davanti, per altri 38, anzi per altri 3, quindi 3 per 19, quindi adesso la matematica, dovremo fare bene i conti. Sono 54, però 54 punti, ma certo, direi che la Juve, insomma, a meno che del cataclisma, davvero no, assolutamente. No. Per quanto riguarda il campionato, credo. Certo, allora io adesso ti chiedo, i promossi e i bocciati del girone di andata, che ce lo siamo lasciati alle spalle, qual è la squadra che più ti ha convinto, eccetto la Juventus, perché credo che meriti un caso a parte, invece qual è la squadra che scende bocciata? Ma guarda, Andrea, è una domanda interessante. Io confermerei il Napoli. Perché? Perché cambiando allenatore, sistema di gioco, insomma, andare in un ambiente nuovo per Ancelotti era un punto interrogativo. Invece ha dimostrato ancora una volta, stando lì, appunto, secondo, dietro alla Juve, di prendersi tutti i meriti per essere una bella conferma, una bella sorpresa, tolta la Juve chiaramente con il voto più alto. Devo dire anche l'Inter, perché no? L'Inter è lì, potrebbe anche dare fastidio al Napoli fino all'ultimo di questo campionato, giocarsi il posto d'onore. Comunque l'Inter minimo, certo, deve arrivare terzo, per migliorare il quarto, altrimenti non viene promossa assolutamente. E direi, tra virgolette, bocciate sarebbero due: la Roma, almeno fino a questo momento ci si aspettava qualcosa in più, e il Milan. Il nome lo dice, Andrea, anche se negli ultimi anni non è andato bene, però il Milan, vederlo lì fuori la Champions, non fa bene a nessuno. Ecco, questo, certo, direi sono quelle con un punto interrogativo, le bocciate tra virgolette. Le altre più o meno stanno disputando il campionato che ci si aspettava, nella Fiorentina, normalità, Sampdoria, nella normalità, Torino e altre. Sì. Allora, non trascuriamo la Coppa Italia, perché forse nell'elenco, nella classifica, nella gradatoria delle competizioni, insomma degli obiettivi da centrare, sta l'ultimo posto, però ce la vogliamo anche un po' coccolare la Coppa Italia, certo, lo dice il nome, lo dice la parola, è proprio tutta italiana. Quindi che tipo di ottavi sono stati disputati? Alla luce degli ottavi abbiamo un tabellone dei quarti dove si affronteranno tutte le grandi, no? Quindi scontri diretti. Guarda, prima di dirti gli ottavi come sono stati, Andrea, ti dico subito che la Coppa Italia invece è tornata importante. Uno, perché dà la possibilità alla Juve di fare quel famoso triplete o vincere addirittura più di tre trofei come fece l'Inter. E un altro perché dà la possibilità a chi rimane fuori dai primi quattro posti di vincere la Coppa Italia e magari vincere una Coppa di prestigio. Comunque, per esempio, qui hai fatto l'esempio del Milan. Certo. Vincere la Coppa Italia sarebbe una cosa sicuramente bellissima. Gli ottavi non ci sono state sorprese, tutti i pronostici sono stati rispettati, ma all'insegna del 2 e del 4. Pensa a quanti 2-0 dell'Atalanta, della, certo, Juve, della Fiorentina, del Napoli. Lo stesso Milan, anche se ai supplementari, perché è finita 0-0 con la Samp e poi è finita 2-0. Del 4, la Lazio sul Novara 4-1, della Roma con l'Entella 4-0. Addirittura un risultato tennistico, il 6-2 con il Benevento dell'Inter.
Tutte le grandi Certo, ci arrivano sarà ai la quarti, ma goleada. come dicevi, ci saranno dei quarti assolutamente interessanti. Lazio-Inter, Fiorentina-Roma, Juve-Atalanta e Milan-Napoli. L'Atalanta temibile per la Juve, lo si è visto anche in campionato, non è Certo. mai facile incontrare la squadra bergamasca. No, no, vedremo degli ottavi di Coppa Italia molto molto interessanti e secondo me andremo incontro ad una bella finale. Eh sì, vedremo un po' perché poi il cerchio si stringerà e quindi solitamente la finale di Coppa Italia ripropone almeno delle squadre che La storicamente si semifinale sono. sarà fra queste che sono E tutte tra i certo. primi 7 posti. Va bene, allora quindi tutto da scoprire, tutto in divenire. Noi siamo partiti per questa. Siamo ripartiti, Ripartiti. perché partiti lo siamo già, però Di lo siamo testa. ripartiti. Ringraziamo per questa sera Grazie Claudio Andrea, Pacella. grazie a voi. Grazie al nostro pubblico, l'appuntamento allora è per giovedì prossimo su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buonasera a tutti.